Arianna? Sì, io sono Arianna. Come sarebbe a dire quale Arianna? Ce n'è una sola importante di Arianna. Io. Sono quella mitologica, non so se avete presente, la principessa di Creta? No, non che io sia fatta di Creta, parlo dell'isola di Creta, all'epoca della splendida età micenea, attorno al 2300 a.C. Come dite? Mi sono conservata bene? Beh, in effetti, non c'è male. Volete un altro famoso riferimento alla mia persona? E allora, che ne dite dei versi? Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto sia, di domà non v'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, eccetera, eccetera. E qui siamo attorno al 1490 d.C., l'epoca in cui questi versi furono scritti per me dal magnifico Lorenzo. Lorenzo de' Medici, e quale se no? Ancora una volta vecchiumi, direte voi. Beh, ve ne do atto, ma che volete, io sono una bellezza del passato. E mi vedete, no? Bionda, occhi azzurri, un bel fisico. Un assieme affascinante, non fo per dire. E v'assicuro io che questa che vedete ora è niente rispetto a quella che fui più di 40 secoli fa. Davvero facevo perdere la testa agli uomini e agli dèi. Ma che vi devo dire? Non sono mai stata fortunata io, no. Già sul conto di mia madre Pasifae se ne potrebbero raccontare di cotte e di crude. Bella lenza mia madre, ve la raccomando. Avrebbe potuto vivere felice con mio padre Minosse. Era la regina di Creta, cosa poteva desiderare di più? E invece? Ma non si va ad infatuare di un toro? Sì, di un toro, proprio di un toro, di una bestia con le corna. L'animale aveva un pelo candido ed una corporatura possente, voi mi capite? Ah, non fatemi scendere nei particolari, che anche quelli erano possenti. Mia madre non mangiava più, non dormiva più, lo accarezzava, ma la bestia, che bestia era, la respingeva, mentre lei ardeva dal desiderio, che sporcacciona, di giacersi con lui. Sì, insomma, come oggi direste voi, di andarci a letto. E pensate che letto robusto e resistente ci sarebbe voluto per consentire ad un toro di salirvi per un amplesso. Fu Dedalo, l'architetto di corte, che per alleviare le sofferenze sessuali di mia madre escogitò di creare una finta vacca di legno coperta da un pelame bianco e vuota all'interno, in modo che Pasifavi potesse entrare e, come dire, mettersi nella giusta posizione. E fu allora che il toro, attratto dalla finta vacca, le saltò addosso e con grande soddisfazione di lei fecondò mia madre. Sì, mia madre si incinse e al momento del parto cosa ne poteva nascere? Ah, non vi sforzate, non vi sforzate, ve lo dico io. Un essere mostruoso, dal fisico d'uomo e dalla testa di toro. Il Minotauro. Per gli intimi, Asterione. Si presentò subito come un problema, in quanto il mostro, sì, vabbè, il mio fratellastro, dico, aveva fame, aveva una gran fame, ma non di manicaretti o minestre, aveva fame di carne umana. E allora stacca oggi un braccio ad una schiavetta, domani una gamba ad uno schiavo, domani l'altro ad un balcone, un bambino per intero. Capite bene che occorreva in qualche modo correre ai ripari. E fu ancora Dedalo, sì, ora lo sapete anche voi chi è, l'architetto di corte. Fu lui, dico, che fece costruire un labirinto per rinchiudervi il Minotauro. Ed era così intricata tale costruzione che chi vi entrava non riusciva a trovare più uscita e nemmeno scampo. E dagli da mangiare un suddito oggi, un ministro scomodo domani, un condannato a morte domani l'altro. Ci voleva un reggimento per nutrire Asterione. Che guaio! Se non che avvenne che Creta entrasse in contrasto con Atene, che nei riguardi di Creta aveva combinato un inguacchio, ma vabbè, questa è un'altra storia. E allora, pro bono pacis, si stabilì che Atene dovesse imbriare un tributo annuale di 7 fanciulle e 7 giovani per sfamare il Minotauro. La cosa non poteva continuare. E Teseo, principe di Atene, si fece carico di venire a Creta con la sua nave e col pretesto di portarvi due prede, lui compreso, per placare la fame del Minotauro, in realtà ci venne col presupposto di ammazzare il mostro. Teseo. Ah, Teseo. Era bellissimo, alto, biondo, muscoloso, non come gli abitanti di Creta che sembravano dei brutti nani al confronto. Che vi devo dire? Un Brad Pitt. Così. Anzi, no, 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 forse ancora più aitante. E io, che la prestanza la notavo,
mica per niente ero figlia di mia madre, anche se meno morbosa di lei, me ne innamorai perdutamente. Feci di tutto per farmi notare da lui. Oddio, non è che poi, considerando com'ero, modestia a parte, ben messa anch'io, non è che dico ci volle granché a far sì che lui mi desiderasse. E quando finalmente lo ebbi tra le mie braccia, capii che era l'uomo per me e che senza di lui non avrei più potuto vivere. Lui mi promise che mi avrebbe portata con sé ad Atene e mi avrebbe fatta sua sposa, ma io intanto avrei dovuto aiutarlo ad uccidere Asterione. E che vi devo dire, non è che ci persi il sonno del tipo «Che faccio? Il mostro in fondo è il mio fratellastro!» «Ma che?» mi dissi. «Ma che me ne frega! Quello, se gli capitasse a Tino, mio braccio non si farebbe di certo scrupolo di spolpare anche me!» «E che l'ho voluto io un fratello così? Mia madre è stata a fa' sta fesseria!» «E allora?» Io, mo, aiuto Teseo. Lui toglie di mezzo il mostro e poi ce ne saliamo sulla nave e chi si è visto, si è visto. C'è bisogno che vi racconti il resto? Va bene, ve lo racconto. Uffa, chissà però quante volte l'ho dovuto narrare in questi secoli che sono trascorsi. Vabbè, ve la faccio breve. Siccome Teseo, una volta entrato nel labirinto, non avrebbe più potuto trovare la strada per uscire, gli legai un braccio ad un capo del filo di lana del mio lavoro a maglia e l'altro capo lo tenni io stessa. Voi mi direte, ma quanto era grosso questo gomitolo? Beh, era grosso, all'epoca le maglie si portavano lunghe. Così Teseo spezzò il collo al Minotauro e sulla guida del mio filo trovammo la strada per uscire dal labirinto. Era fatta! Insalutati ospiti ce ne andammo via da Creta, sulla rotta per Atene. E fino a questo punto tutto sarebbe andato bene. Ma non vi ho detto forse che la fortuna, a parte l'essere nata da una madre, come sapete, non è che mi abbia aiutata. Ebbene, sentite cosa mi è accaduto. Facemmo sosta presso l'isola di Nasso e approfittando che dormivo... scusate, io parlo alla buona, sono analfabeta. Questo grandissimo cornuto figlio di puttana di Teseo non mi pianta lì e se ne va senza di me. Che stronzo, che bastardo. Ed allora, oltre ad essere ricordata per il filo di Arianna, si suol dire piantata in asso. E questa purtroppo è la mia storia. Ma come, mi direte voi? È quella faccenda che ci hai raccontato, queste Bacco e Arianna belli e l'un dell'altro ardenti? Sì, quella fu un'altra storia, almeno per me meno importante. Ma quale ardente? Io per il dio Bacco non ardevo proprio, non mi passavo manco pa' a capo. Era lui che ardeva per me già da tanto, ma io non l'avevo mai voluto. E poi, chi l'avrebbe voluto il dio del vino, costantemente embriaco e circondato da quelli assatanati delle baccanti? Eppure, come si dice, sedotta, abbandonata, eppure sgrammaticata, chi mi sarebbe pigliata più a me? E fu così che m'abbracciai la croce.